tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Dopo le forti scosse di terremoto di ieri, oggi sono stati effettuati sopralluoghi e verifiche. Domani riapriranno regolarmente le scuole di ogni ordine e grado. Il terremoto avvertito in tutta Italia, tanta la paura anche nelle città costiere. Il video della scossa in diretta su Fano TV, visto da quasi 1 milione di persone. Capannone distrutto dalle fiamme a Bellocchi di Fano, esclusa l'origine dolosa. Dopo il telegiornale si parlerà di sanità in diretta con una nuova puntata di Missione Salute. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 al telegiornale Occhio alla Notizia, all'informazione locale. In primo piano, come è giusto che sia, c'è il terremoto che ieri ha scosso di nuovo l'Italia centrale. Per prima cosa dobbiamo dire subito che le scuole nella giornata di domani, venerdì, saranno tutte quante riaperte, quindi in tutta la provincia di Pesaro Urbino le scuole saranno aperte, riprenderanno le attività scolastiche. Vedremo, c'è qualche piccolissima defezione, ma la vedremo nel corso di questo telegiornale, man mano che andremo avanti con i servizi. E a proposito di servizi, cominciamo dal primo che ha curato Lino Balestra. Lo vediamo, si tratta della ricostruzione di quello che è successo in queste ultime ore. Tre scosse di forte intensità ieri sera hanno fatto ripiombare il centro Italia nel terrore del terremoto. La prima arriva quando l'Italia è seduta a tavola, l'ora di cena sono le 19:10 e l'epicentro è a Castel Sant'Angelo sul Nera, tra le province di Perugia e Macerata, a soli 17 km da Arquata del Tronto. 5 città coinvolte, Visso quella più danneggiata, l'80% delle case è venuta giù e l'economia in ginocchio, lì si vive di turismo. La seconda arriva alle 21:18 ed è ancora più forte, di magnitudo 5.9. A Fano TV siamo in diretta con Primo Cittadino. Perché io che ho frequentato... Eccola, scusate, sì. Scusate, terremoto, il terremoto. Sì. Scusate. Sì. Sì, sì. Ecco la scossa del terremoto. Sì. Questa è forte. Questa è molto forte, fortissima. Ed è anche molto lunga. Si ricomincia da capo, quindi la macchina dell'emergenza riparte, oltre 100 sfollati e la stessa paura del 24 di agosto tra la gente. 41 squadre di vigili del fuoco sono impegnate a gestire questa nuova emergenza. Fortunatamente nessuna vittima, solo feriti lievi. A Camerino crolla un campanile, addosso una casa, si teme il peggio, ma nulla, anche lì solo macerie. Nelle Marche si chiudono le scuole ed i sindaci del territorio annunciano la decisione in diretta, in modo precauzionale, così da poter verificare questa mattina i danni eventuali alle strutture. Al comando provinciale dei Vigili del Fuoco si allestisce una colonna mobile pronta a muovere e 2 unità vengono messe a disposizione anche da Fano. Siamo vicini alla mezzanotte e poco dopo arriva la terza, a mezzanotte 5 minuti, anche questa di intensità di 4.6. Fine di una nottata, fine di una giornata di freddo, pioggia e paura, e anche a Fano la seconda scossa ha fatto scendere tanta gente per strada. Questa è forte. Questa è molto fortissima. Il terremoto l'ha sentito, immagino. La prima no, l'ha sentita solo mio marito che era sul divano. La seconda ero a sedere e l'ho sentita. È stata abbastanza forte. La prima non mi sono alzato neanche dalla sedia. La seconda sono uscito fuori, mi ha messo un po' di paura. Paura, apprensione? Molta, molta. Soprattutto anche per mia mamma che è anziana, vive da sola. Sono subito corso a casa sua per accertarmi le sue condizioni. No, l'ho sentito, le abbiamo sentite tutte e 3 le scosse. Fortunatamente il bimbo stava bene, tranquillo,
soprattutto che è molta paura. Tanto per la seconda. La seconda era forte. La seconda sì. La seconda scossa e basta. Quella, quella forte, sì, perché sto al piano terra, quindi non lo sento. Cosa avete fatto? Sono uscita, la signora lo stesso, a fianco a me. Siamo stati fuori un pochettino, però che vogliamo fare quando una botta di queste, che mica c'è tanto da pensare. Non ho avuto particolari, siamo usciti, io sono di Pellocchi, siamo usciti sul pianerottolo, ho visto che anche i vicini, le persone di fronte si sono affacciate. Cosa avete fatto? Dove eravate? In strada. In strada. Sì, siamo usciti di corsa. Poi siamo stati allertati, abbiamo due gatti che cominciavano a miagolare, hanno sentito in anticipo. Sì, esatto, sì. Noi eravamo in casa. Eravamo in casa, stavamo addormentando il piccolo, però la paura è tanta, anche se è lontano, però vuoi non vuoi, pensi, ti viene in mente tutto, certo. Passa così, un attimo. Ti mette un po' di apprensione, un po' di paura. Apprensione, ansia, non è facile, anche perché è una cosa che non è prevedibile. Beh, un po' sì, qualcuno ho visto che era un po' spaventato effettivamente, però, poi siamo rientrati. Insomma, la paura c'è, è il pensiero per gli altri poretti, perché insomma non è una bella cosa, insomma, il terremoto. Allora, in tutta la provincia questa mattina, come ci hanno anticipato ieri sera nella lunga diretta che è terminata dopo la mezzanotte, come dicevo ci hanno anticipato i sindaci, quelli che abbiamo interpellato, quasi tutti diciamo della provincia, questa mattina, dicevo, sono stati effettuati i sopralluoghi, soprattutto nelle scuole, scuole che oggi sono rimaste chiuse. Anche il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, che inizialmente in diretta aveva annunciato, l'unico sindaco di tutta la provincia che aveva annunciato che avrebbe lasciato le scuole aperte, poi in nottata ha cambiato idea e ha comunicato, e lo abbiamo fatto subito tempestivamente anche noi questa mattina in rassegna stampa alle 7.30, che le scuole anche a Cartoceto sarebbero rimaste chiuse. Domani invece, domani venerdì, tutte le scuole saranno riaperte. Sono state fatte dunque tutte le verifiche del caso, c'è soltanto qualche defezione. Allora, intanto, se volete, c'è sul sito internet della nostra redazione occhioalanotizia.it, ci sono tutti gli aggiornamenti. Allora, per quanto riguarda l'intensa attività dei tecnici della provincia di Pesaro Urbino, che fin dalla mattinata di oggi sono stati impegnati appunto in questi sopralluoghi nelle scuole superiori di tutto il territorio provinciale, stiamo parlando di 19 istituti articolati in 35 sedi, e tutto lungo le strade provinciali, perché non sono stati controllati soltanto gli edifici scolastici ma anche le strade ed eventuali danni causati dal terremoto. Ebbene, per quanto riguarda le scuole non si riscontrano particolari problemi, qualche lesione che richiede ulteriori approfondimenti si è verificata nella succursale del liceo artistico Scuola del Libro di Urbino, che si trova in via Bramante, dove sono situati due laboratori e le segreterie. Mentre nell'istituto Donati di Fossombrone si è staccato un pezzo di intonaco nella sala dei professori, che è stata chiusa ovviamente e probabilmente rimarrà ancora chiusa per un po'. Però tutto il resto della scuola, questo lo diciamo a chiare lettere, domani sarà aperto, quindi i professori saranno probabilmente trasferiti da qualche altra parte. Il resto dell'istituto è aperto, tutte le scuole sono aperte. Per quanto riguarda invece sul versante delle strade, c'è sulla Flaminia del centro abitato di Fossombrone, davanti alla casa museo quadreria Cesarini, c'è un aggravamento dei
cedimenti già esistenti. Ecco, questa è un po' la situazione. Tutto il dettaglio di quello che ci siamo appena detti lo trovate sul nostro sito internet occhionotizia.it. Allora, questa mattina siamo andati a Pesaro, abbiamo incontrato il prefetto Luigi Pizzi, lo abbiamo intervistato, Lino Balestra l'ha intervistato, sentiamo. Il terremoto nelle ultime ore ha scosso non soltanto i muri di alcuni edifici nel centro Italia, ma anche l'animo e la coscienza dei cittadini della nostra provincia. Qual è allo stato attuale la situazione, se ne avete percezione, giustamente? No, la situazione nell'ambito della nostra provincia fortunatamente è sostanzialmente tranquilla, non ci sono stati danni particolari alle strutture, né pubbliche né private. Ci sono dei controlli in atto in via precauzionale, si sa anche che sono stati chiusi diversi istituti scolastici in vari comuni proprio per consentire la verifica della agibilità di questi edifici scolastici. Indubbiamente la popolazione, come accade in questi casi, viene turbata da questi eventi che suscitano un certo panico, comprensibile, però ripeto, non ci sono stati danni né a cose né a persone e quindi nell'ambito della provincia di Pesaro sono state avvertite tutte le scosse, ma senza conseguenze particolari. Dal punto di vista operativo, unità della nostra provincia sono state richieste in rafforzo a quelle che sono già sul posto? Sono state inviate nei luoghi del sisma, dell'ultimo sisma, ulteriori squadre anche dal nostro comando provinciale dei Vigili del Fuoco e proprio per dare manforte agli altri comandi della regione ed anche delle altre regioni per portare soccorso alle popolazioni della zona colpita ora dalle scosse di ieri. E Vigili del Fuoco che ieri sera a Fano sono stati impegnati nello spegnimento di un grosso incendio che è divampato all'interno di una fabbrica. Un violento incendio è divampato attorno alle ore 22 di ieri sera nella zona industriale di Bellocchi in un magazzino di abbigliamento in via Albertario. Il capannone di oltre 1000 metri quadri che conteneva attrezzature e merce della ditta Pribel di Serra Sant'Abbondio è stato completamente distrutto dalla violenza delle fiamme che si sono sviluppate velocemente, vista la natura della merce, raggiungendo in breve tempo temperature elevate che hanno fatto collassare la copertura della struttura che ha ceduto anche sotto il peso dell'impianto fotovoltaico presente sul tetto del deposito. La squadra dei Vigili del Fuoco di Fano, composta da sole 4 unità, anziché 6, in quanto due componenti del turno si sono dovuti unire alla colonna mobile allestita per l'emergenza terremoto, ha avuto il suo da fare per oltre 2 ore, assieme ai colleghi pesaresi giunti in appoggio, per non far estendere alle strutture adiacenti le fiamme, contenendo così i danni causati dal rogo. Sulle cause che lo hanno fatto scaturire, esclusa la concausa con la scossa di terremoto delle 21:18, dalle prime rilevanze si pensa ad un cortocircuito elettrico causato da attrezzature per lo stiro dei capi. Sul posto anche gli uomini del commissariato di Fano per i rilievi di prassi in questi casi. Giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno attraverso visite senologiche gratuite in ospedale. L'appuntamento è per venerdì dalle 14 alle 16 e poi nel mese di novembre nei giorni 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, sempre dalle 14 alle 16. Se volete prenotare queste visite, i numeri di telefono li vedete in questo momento nel cartello in onda. L'iniziativa è dedicata a tutte le donne ed è rivolta soprattutto alle più giovani che non sono soggette a programmi di screening periodici. Come ogni giovedì c'è l'appuntamento con la salute, con Missione Salute. Lino Balestra in postazione per questa nuova puntata in diretta. Chi sono gli ospiti? Buonasera Lino, chi sono gli ospiti, i tuoi ospiti questa sera? Sì, buonasera Marco, questa sera presenteremo a tutti il nuovissimo servizio di fisiopatologia della riproduzione inaugurato
poche settimane fa, al cui insomma, capo c'è Alberto Marabini, insomma, che molti conoscono perché è stato primario di ginecologia del San Salvatore di Pesaro per tanti anni, e quindi insomma corona lui un sogno professionale e regala a tutta la cittadinanza, alle tante coppie che hanno naturalmente questa necessità di fare la procreazione medicalmente assistita, di non fare più viaggi della speranza ma di rimanere nel proprio territorio. Questa sera saranno qui i medici e il suo staff. Bene, quindi puntata ricca e interessante come sempre. Se volete, i numeri ormai li conoscete, potete intervenire in diretta e fare le vostre domande agli esperti. Prima di salutarci vi ricordo che domani, venerdì 28 ottobre, tutte le scuole della provincia di Pesaro Urbino di ogni ordine e grado saranno aperte. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, arrivederci.